Giovani e amici interessatissimi di questo canale di It's Logo Time, ben ritrovati. Oggi siamo nella mia casupola e vi parlerò di uno dei loghi, come sempre, più importanti del mondo, che è quello della catena di fast food McDonald's. Ma prima di tutto ciò, sigla! Ci siamo ritrovati dopo una settimana, dopo il logo passato, e oggi siamo qua. Analizzeremo, come al solito, il logo dell'azienda e nel finale vi spiegherò i significati che ha. Quindi seguitelo tutto. Allora, i primi due effettivi loghi di McDonald's sono più delle insegne, perché in quel periodo l'azienda McDonald's era semplicemente uno dei tanti fast food bar ristoranti che c'erano negli Stati Uniti. Perciò i primi due consideriamoli sì, ma non del tutto, ok? Quindi abbiamo il primo, che è questo qua. Ripeto, è un'insegna, quindi è una scritta molto banale, non ci sono dettagli, non c'è niente che ci faccia dire wow, che figata questo logo. E così come il secondo, dove sì, c'è scritto hamburger, che cosa vendono, cioè sì, c'è scritto il prezzo, ma alla fine a noi di questi loghi qua, ripeto, non ci frega tantissimo, perché appunto non sono dei veri e propri loghi, ma sono delle insegne. Però i due fratelli McDonald's che decidono effettivamente di dare quel qualcosa in più, partono fondando e creando, più che altro, il primo ristorante. Ed è dal primo ristorante che effettivamente passerà tutto. Di fatto, dal 53 al 68, quando appunto i primi ristoranti McDonald's iniziano a prendere piede, non è l'azienda leader mondiale, la catena di fast food mondiale che è adesso, però iniziavano a prendere piede. E abbiamo la prima banale scritta, molto giocosa, come poi è rimasto questa sensazione di giocosità, di libertà, di freschezza, è rimasta sempre negli anni una dei punti cardine di questa catena di fast food, no? Quindi abbiamo questa font molto giocosa con la M e la D più maiuscolo per dare più importanza ovviamente al cognome. Sta di fatto che però poi l'azienda dei fratelli McDonald's viene venduta a un collaboratore loro interno, che si fa avanti e decide di acquistare la società, perché secondo lui potrebbe essere un ottimo investimento. E cosa succede? Succede che ci vede lungo e di fatto parte subito con il ridisegnare il logo, che è questo. E vediamo che effettivamente c'è una certa somiglianza con quello attuale, no, in realtà, o meglio con quello che pochi anni dopo diventerà quello che è alla fine è adesso. Solo che c'è questa linea in mezzo, questa specie di freccia. Non ve lo voglio svelare adesso. 1968, al presente, perché è un logo che viene ancora usato adesso, ed è questo qua con la scritta McDonald's che va a tagliare due, un'arcata e il centro, che va sempre a ricordare questo effetto di taglio. Nel primo era in obliquo, qua invece è dritto. Iniziate, forse segnatevi queste cose. Poi, 75, viene presentato un altro logo ancora, questa volta si aggiunge il colore rosso, ok? Si aggiunge il fondo rosso, la scritta diventa bianca perché rosso su nero non è abbastanza visibile, ok?
Il bianco ovviamente ha un impatto maggiore. E questo logo appunto viene presentato nel 75 e viene tenuto fino agli anni 2000, fino a quando non c'è una rivisitazione ulteriore di questa doppia arcata che forma una M, che a me non piace tantissimo, perché alla fine rimane sempre lo stesso logo, ma viene aggiunta un'ombreggiatura dietro che secondo me è veramente poco incline alla filosofia dell'azienda, e non la trovo neanche così d'effetto, sinceramente. E di fatto poi tutte le altre rivisitazioni del logo sono sempre uguali, viene magari cambiata un po' la tonalità del giallo, vengono strette le due arcate, viene rimessa l'arcata col bordo rosso senza scritta. Sta di fatto che dal primo vero logo di McDonald's lo studio fatto dietro era quello di riprendere la forma del primo locale, che aveva due arcate e aveva questo tetto che andava giù in obliquo. Poi, appunto, ripeto, negli anni fondamentalmente è diventato famoso più la doppia arcata che ricorda una M, giustamente, però in realtà vuol dire tutt'altra cosa, lo sapevate? L'ultimo dettaglio prima di chiudere: la scelta dei colori, color giallo barra oro, è stato scelto appunto perché nel primo locale McDonald's c'erano queste doppie arcate gialle, e di fatto hanno ripreso questa cosa. E il rosso invece deve stare a simboleggiare l'industria del cibo. Il rosso comunque è un colore che viene spesso usato dalle grandi aziende, al quale viene dato un significato diverso in base a cosa tratta il marchio o l'azienda. Quindi ragazzi, anche questi dettagli che magari non erano stati trattati da nessuno, spero che vi abbiano incuriosito sul mondo del design e sul mondo dei loghi. Io come al solito vi do appuntamento alla settimana prossima per un altro video, per un'altra interessantissima storia, e vado a mangiare a McDonald's. Ciao!